Ciao ragazzi, ciao. Allora, oggi voglio farvi vedere una decorazione per la festa di Halloween che si può realmente creare veramente con pochissimo materiale, perché per questa creazione servono i rotoli di carta igienica che comunemente si trovano in casa, delle carte per il pane, di quelle anche ovviamente riciclate, e poi dei panni che ricordino ovviamente il colore della zucca, per cui possono essere panni di questi qui che sono quelli in microfibra comprati a 50 centesimi al negozio dei 50 centesimi, possono essere anche delle stoffe quadrettate, arancio e verde, con delle striature verdi, possono essere delle carte, insomma potete utilizzare veramente qualunque materiale che ovviamente ricordi il colore della zucca. E poi ovviamente realizzare delle foglie che siano di rifinitura. Io queste qui le ho create a mano da sola. Cercherò di mettere il modello di queste foglie sul blog in maniera tale che possano essere appunto di aiuto a chi vuole realizzare la decorazione. La decorazione che vi faccio vedere nel tutorial è questa qui, una zucca realizzata in questa maniera, guardate quanto è carina. Allora, adesso cambio l'inquadratura e vi faccio vedere come più di queste zucche possono ovviamente andare a comporsi e realizzare una composizione leggermente più complessa. E non solo, ma sono belle anche da vedere così da sole. Vi cambio l'inquadratura, vi faccio vedere prima la composizione finale e poi vi faccio vedere come si realizza una zucca. Vi saluto. Ciao! Ora, una delle decorazioni che ho fatto è questa, vedete? È praticamente una composizione di tre zucche posizionate su un piatto, eccole qui, messe ovviamente in una posizione differente, che vanno a creare appunto una sorta di centrotavola. Come vedete, il ragnetto centrale è quello che vi ho fatto nel tutorial, nell'altro tutorial di come realizzare un ragno con il cartoncino. E niente, sì, l'ho messo su un piatto che in realtà è un pochino piccolo. Ho utilizzato delle palline di polistirolo nere, ma voi potete utilizzare veramente qualunque cosa, anche degli scarti di carta colorati, dei ritagli, potete veramente mettere qualunque cosa. E ve la faccio vedere un pochino da tutti i lati. Era solo per darvi l'idea e per farvi capire quello che si può fare con appunto queste zucche. Per realizzare questa decorazione di Halloween abbiamo bisogno di un rotolo di carta igienica per ogni zucca, un panno che sia stoffa, panno, carta colorata, quello che volete. Questi qua sono praticamente dei panni che io ho acquistato ai negozi quelli a 50 centesimi e sono grandi all'incirca 30 centimetri, 30-40 centimetri l'uno e sono dei quadrati. Poi buste di carta, di quelle che si usano per il pane, quindi ovviamente queste qui le possiamo tranquillamente riciclare. Poi delle foglie per la zucca che praticamente ci potranno essere utili, o come dei ricciolini che non sono realizzati nient'altro che con dei fili praticamente di carta, che possono essere realizzati a mano, ripassati con un pennarello, e di queste foglie vi metterò sicuramente un modello sul mio blog. Allora, vi faccio vedere brevemente come funziona. Prendiamo il nostro panno, ecco qui, e lo stendiamo sul piano. Poniamo al centro del piano il nostro rotolo di carta igienica e poi solleviamo i lembi, quindi proprio i lembi agli angoli, e l'andiamo ad incastrare nel rotolo della carta igienica, lasciando una certa morbidezza e ovviamente facendo capitare i bordi, diciamo, della cucitura, quindi dei margini di cucitura, verso l'interno. Quindi il secondo, prendiamo il terzo, ma vedete, ci vanno anche da soli. Questo qui è il terzo e poi per ultimo il quarto lembo. Ok, allora vedete, già ha cominciato ad assumere le diciamo l'idea di una zucca. Poi che facciamo? Di questa nostra busta di carta praticamente tagliamo l'equivalente, diciamo in altezza, tagliamo l'equivalente di quella che ci servirà per un picciolo. Io ce li ho già fatti, quindi ve li faccio vedere. Eccoli qua.
Questo non è altro che una busta del pane accartocciata, ritorta così, in questa maniera, quindi arrotolata, ritorta, e questo non sarà nient'altro che il picciolo della zucca. Guardate. E poi appunto realizziamo con il cartoncino verde queste foglie che possiamo ovviamente inserire intorno alla zucca come vogliamo, così come questi riccioli. Ecco qua. Queste zucche si possono comporre tra di loro fino appunto a formare anche la decorazione che vi ho fatto vedere prima. Comunque sono veramente una buona idea per Halloween, è molto simpatica. Va bene, spero vi sia piaciuta.